Una puntata di Zoom interamente dedicata a Lucca Artigiana, una manifestazione che quest'anno, giunta alla sesta edizione, si rinnova nei contenuti e nello stile. Dottoressa Cosimini, come è nato il sito di Lucca Artigiana 2020 e chi sono gli artigiani che fanno riferimento a questa vetrina? Quest'anno, un po' per necessità e un po' per opportunità, abbiamo deciso di creare un percorso virtuale, quindi un sito internet che raccontasse 15 realtà artigianali, che sono le 15 realtà artigianali che sono assieme a noi dal 2015, da quando è nata Lucca Artigiana. Non è una fiera quest'anno. Presentiamo 15 racconti, 15 video che saranno consultabili ed accessibili sul sito www.lucartigiana.it e ci auguriamo che sia il punto di partenza per riuscire ad acquisire quante più realtà artigianali interessanti della provincia di Lucca da raccontare in futuro. L'artigianato lucchese va online. Dalla materia alla comunicazione, Lucca Artigiana si rinnova e per il 2020 diventa un percorso virtuale. Una novità obbligata, considerando l'emergenza sanitaria di quest'anno, ma anche l'occasione per fare un salto di grande utilità per tutti gli artigiani coinvolti. Se è vero che il progetto porta con sé l'intento di rappresentare un appuntamento annuale rivolto alle realtà artigianali della provincia di Lucca, a tutti gli operatori del settore artigiano che facciano produzione sul territorio lucchese, è anche altrettanto vero che Lucca Artigiana è il raccontare prima del vendere. Raccontare, non semplicemente mostrare o dimostrare, perché cos'è la tradizione se non un racconto che si tramanda da una generazione all'altra? La Fondazione Banca del Monte di Lucca ed il suo ente strumentale, Fondazione Lucca Sviluppo, hanno infatti deciso di investire le risorse con cui avrebbero organizzato la quinta edizione della Mostra Mercato per creare uno strumento, un sito internet che da oggi viene messo a disposizione, gratuitamente, di tutti gli artigiani che vogliono aderire. Allora Presidente, anche in quest'anno particolare la Fondazione Banca del Monte ha confermato l'impegno e il sostegno all'iniziativa Lucca Artigiana. Sì, è stata una scelta un po' sofferta, un po' difficile, perché avremmo voluto fare, come sempre, la vetrina dell'artigianato, quella reale. Però quella non si poteva fare, sarebbe stata una cosa assolutamente rischiosa. Ecco, allora abbiamo preferito fare questa. Lì per lì l'idea era solo un po' immaginata, poi piano piano ha preso forma e sinceramente ora siamo innamorati di questa nuova idea, perché l'abbiamo dovuta prendere a causa delle difficoltà in cui ci troviamo, ma nello stesso tempo sono difficoltà che in questo momento, per questa occasione, hanno dato degli aspetti positivi, dei risultati positivi, cioè ci hanno obbligato a lavorare di cervello, di fantasia. E a me piace la storia, mi viene in mente l'artigianato lucchese, quello che davvero ci ha dato una fortuna immensa, quello della seta. E questi artigiani artisti della seta dovevano promuovere, perché è fondamentale la promozione del prodotto, si dovevano muovere con gli asini e andare in Europa, alle fiere europee, fino a Bruges, fino a Parigi, fino a Anversa. E quindi facevano la promozione con una fatica immensa. Bene, oggi la promozione non ci vuole più da andare in una fiera, a partire con l'asino, eccetera. Oggi c'è il web, quindi allora utilizziamo questo nuovo asino, il web. Avvocato, parte una versione di Lucca Artigiana online, ma è un messaggio molto importante perché appunto nonostante le limitazioni non si rinuncia a dare spazio e quindi opportunità agli artigiani. Sì, la prudenza è una virtù che in questo momento guida un po' tutte le nostre iniziative della Fondazione Lucca Sviluppo e anche la Fondazione Banca del Monte. Quindi piuttosto che non fare questa manifestazione abbiamo preferito farla online. Poi diciamo, le difficoltà aguzzano l'ingegno,
quindi ci è venuta l'idea di fare questo sito che non è solo per l'emergenza, cioè di trasformarlo in un sito duraturo a servizio degli artigiani, dove quindi intanto ci sono queste 15 imprese, ma è aperto a tutte le imprese artigiane che vorranno venire, dura sempre, e è un modo per interloquire quindi fra l'artigianato e la clientela e anche la cultura lucchese. Ed è non tanto in non vuol sostituire il sito certamente, quella che una volta si chiamava la bottega, cioè il locale dell'azienda, ma vuole essere un supporto, ecco, alla bottega. Siamo contenti di dare questo contributo all'artigianato, che è il nerbo, che è stato il nerbo per secoli dell'economia lucchese e che anche oggi rappresenta una delle più eccellenti espressioni identitarie di Lucca. Abbiamo fatto la mostra è perché questi artigiani sono sparsi un po' in tutta la provincia, alcuni sono conosciuti. Al via Lucca Artigiana versione web. Sì, parte la quinta edizione di Lucca Artigiana, è un'edizione particolare perché mentre le prime quattro erano esposizioni reali, cioè in questi locali c'erano i banchi con gli artigiani che avevano in mostra i loro prodotti, quest'anno invece è una mostra virtuale. E purtroppo siamo stati costretti a prendere questa decisione perché nell'incertezza se facevamo o meno la mostra in modo reale, poi abbiamo convenuto di farla in modo virtuale. Prima doveva essere una mostra virtuale temporanea, della durata di alcuni giorni, come era l'esposizione. Poi invece, visto che abbiamo fatto il sito nuovo di Lucca Artigiana, abbiamo detto perché non fare una mostra permanente? Quindi questi artigiani, quest'anno sono per ora 15, poi gli altri che sono in attesa della nostra visita, saranno inseriti in questo sito e quindi saranno a disposizione sempre degli possibili nuovi clienti. Che cosa consiste la sua realtà artigianale? Allora, io rappresento Borgo Solaio, una realtà versiliese comunque della provincia di Lucca. Ci occupiamo della realizzazione di borse fatte a mano. È una realtà molto giovane perché è nata nel 2016, però si rifà a una tradizione che è quella dell'artigianato fiorentino, dell'alta moda e in generale insomma della tradizione toscana. Noi si fa produzione di mobili artigianali e anche degli arredamenti per nautica ultimamente, tutto in legno massello oppure in altre essenze in base alla richiesta dei vari clienti. Siete operativi dove e da quanto tempo? Siamo operativi a Castelnuovo di Garfagnana da circa 35 anni buoni. Assessore, nonostante le difficoltà di quest'anno, si conferma l'impegno delle fondazioni lucchesi nel sostenere l'artigianalità. Assolutamente sì, l'impegno delle fondazioni che è importante per questa manifestazione, così come credo insomma si possa dire l'impegno del Comune. Io ho sempre creduto molto in Lucca Artigiana e credo sia una manifestazione strategica per il nostro territorio, per la manifattura lucchese ma non solo, anche per quella toscana. Quindi da parte nostra come amministrazione comunale cercheremo di sostenerla in tutti i modi. Quest'anno è un'edizione chiaramente diversa, anche se non meno ricca, sarà più online e quindi cerchiamo veramente di condividerla, farla girare perché i nostri artigiani se lo meritano. Dentro quel sito c'è qualità, c'è professionalità, ci sono veramente delle belle cose. Cerchiamo veramente tutti di dargli una spinta perché il contributo dei singoli in questa fase è veramente importante. Ecco, la promozione è necessaria perché altrimenti la bravura... Sì, è un'edizione particolare perché avviene secondo le modalità di oggi, quindi avviene parlandoci a distanza. Sarebbe stato molto più bello avere qui l'esposizione delle opere degli artigiani, del lavoro artigiano, perché l'artigianato di per sé è qualcosa che avviene con le mani, che si deve toccare, che si deve vedere, quindi trattare delle opere nel modo in cui facciamo è un po' riduttivo, ma volevamo comunque dare un segno di continuità. Perché? Perché
crediamo che l'attività artigiana sia uno degli aspetti distintivi del nostro agire, del nostro fare, della nostra economia che può tornare a imporsi anche sui mercati internazionali grazie a una perizia che ci è venuta sempre riconosciuta, che ci è stata sempre riconosciuta e che ancora ci sarà più riconosciuta in futuro, perché l'abilità degli artigiani italiani è un fatto sicuramente di eccellenza. Ricordo che il presidente dell'Istituto Germanico di Firenze molto tempo fa mi disse: io so che voi avete conservato un grande patrimonio artistico, avete però rischiato di perdere il vostro artigianato che era il migliore del mondo. Pensava ai mobili, pensava agli oggetti utili per gli ambienti, pensava alle stoffe, eccetera. Bene, se riusciamo a recuperare tutto questo, a rafforzarlo, a nuovamente proporlo, io sono sicuro che il successo è assicurato. Il percorso virtuale nell'artigianato di OCG è consultabile sul sito www.lucartigiana.it. Il tempo a nostra disposizione è terminato, vi ringrazio per essere stati con noi, alla prossima puntata.